Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo parlando di cronaca con un fatto davvero particolare che è avvenuto nella zona di Pietracamela. Alcuni residenti hanno segnalato un velivolo che sarebbe precipitato, subito sono scattati i soccorsi, in realtà era un falso allarme, però per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta telefonica con Elisa Leuzzo che è andata sul posto. A te Elisa. Sì Alfredo, grazie per la linea. Le ricerche sono iniziate questa mattina, così come hai detto alle 10, quando alcuni residenti hanno detto di aver sentito un forte boato, qualcuno addirittura di aver visto del fumo. Ricerche che si sono concluse da poco, da circa mezz'ora. Sul posto questa mattina una grande macchina dei soccorsi, 118, vigili del fuoco, elicottero dei carabinieri e soccorso alpino nella zona tra Cerqueto e Pietracamela. Tanta paura, ma alla fine si è trattato, per fortuna, insomma, direi, di un bang supersonico creato da due caccia dello stormo. Abbiamo saputo dello stormo di Poggio Renatico nel Ferrarese, che in mattinata hanno sorvolato proprio l'Abruzzo in esercitazione. Insomma, velivoli che hanno superato il muro del suono. Tanta paura tra i residenti, appunto, ma per fortuna niente di più. I soccorsi sono rientrati, è stato anche inizialmente difficoltoso per tutta la macchina dei soccorsi perché c'era tanta nebbia sulla zona e quindi hanno avuto notevoli problemi di visibilità, appunto. Tra l'altro Elisa, dalle prime informazioni che siamo riuscite ad avere anche noi qui in redazione, pare che la torre di controllo di Pescara non avesse voli autorizzati in quella zona e dunque è stato ancora più difficoltoso capire cosa fosse realmente successo. Sì, infatti, inizialmente appunto si erano esclusi i voli appunto autorizzati e quindi nessun volo era stato autorizzato. Si è pensato che qualcuno avesse appunto effettuato un volo non autorizzato e si stavano facendo dei controlli in tal senso. Addirittura inizialmente tanta paura perché era anche emerso un elicottero della Terna che non era rientrato, quando invece avevano riparato dei tralicci nella giornata di ieri l'elicottero della Terna, e forse per questo insomma è uscita anche questa ipotesi. E poi tanta paura anche perché la zona è veramente notevolmente coperta dalla nebbia, una fitta nebbia che non faceva assolutamente vedere nulla. Ed è ancora vivo il ricordo di quello che è successo tra la provincia di Teramo e quella di Ascoli qualche tempo fa. Infatti è entrato assolutamente nel vivo, specialmente da parte dei soccorritori, e devo dire la macchina appunto dei soccorsi questa mattina, già da poco dopo la segnalazione dei residenti di questo forte boato, subito hanno allestito il campo a Montorio e sulla zona sono intervenuti tutti, come ripeto, elicotteri del 118, del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, i carabinieri, polizia, insomma una macchina dei soccorsi, e per fortuna si è concluso tutto con questo cosiddetto bang supersonico. Ecco, è stato semplicemente un bang supersonico, tra l'altro non è una cosa autorizzata, ecco, superare appunto il muro del suono. Oh, grazie Elisa, ovviamente buon lavoro e buona giornata. Grazie. Andiamo avanti con la pagina di cronaca. Questa mattina a Pescara, nel carcere di San Donato, ci sono stati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta denominata Bancomat. Il servizio di Paolo Renzetti. Sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Avete chiesto, diciamo così, la deroga degli arresti? No, niente. Nessuna richiesta? Nessuna richiesta. Le condizioni dei suoi assistiti come sono? Buone, grazie a Dio. Vi saluto, buongiorno. Ma lei ha parlato con il suo assistito? Ma ci parlo tutti i giorni. Che le dice? Sono problemi, sono segreti professionali che non posso riferirvi.
Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Mauro Mattucci e Antonio Gentile, arrestati l'altro ieri dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara per un'inchiesta per truffa ai danni dello Stato. I due, assistiti dall'avvocato Giancarlo Carlone, sono in carcere qui al San Donato di Pescara. Questa mattina, dinanzi al GIP Gianluca Sarandrea e ai due PM Cristina Tedeschini e Barbara Del Bono, i due non hanno risposto, sono in carcere e nei prossimi giorni saranno nuovamente ascoltati dai magistrati. Andiamo avanti con la cronaca. Le tracce di sangue rinvenute sulle scarpe da tennis e sui pantaloni della tuta di Mirko Giancaterino, il pregiudicato 36enne accusato dell'omicidio di Gabriele Giammarino, l'ex maresciallo dell'aeronautica trovato morto il 13 settembre scorso a Penne, appartengono alla vittima. E quanto emerge dagli accertamenti ripetibili eseguiti dai carabinieri del RIS di Roma, un risultato che consentirà all'accusa di confermare e consolidare il quadro probatorio a carico dell'indagato accusato di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà. E adesso parliamo di Sanitopoli. Oggi giornata di udienza all'Aquila. Andiamo a vedere insieme il servizio di Daniela Braccani. Sono fatture pagate, scadute. La regione avrebbe dovuto pagarle. Deutsche Bank aveva diritto a pretendere un pagamento con un tasso di interesse molto, molto significativo. Secondo atto del processo sulla Sanitopoli abruzzese che nel 2008 fece cadere la giunta regionale di centrosinistra, allora guidata da Ottaviano Del Turco, ex ministro delle finanze ed ex presidente della commissione antimafia. Nell'aula dibattimentale della Corte d'Appello dell'Aquila oggi, per la seconda udienza, le responsabili civili del processo sul presunto giro di affari e mazzette della sanità abruzzese, pubblica e privata. Tra le responsabili civili la Deutsche Bank, rappresentata in aula dal legale Massimiliano D'Anusso, in difesa dell'istituto bancario che provvedeva ai saldi delle fatture emesse a nome del grande accusatore Vincenzo Angelini. Erano le fatture dei crediti che Deutsche Bank aveva regolarmente acquistato e rispetto alle quali si attendeva il pagamento da parte delle ASL. Noi siamo sicuri di aver evidenziato tutti gli elementi per cui non c'è alcun coinvolgimento né di Deutsche Bank né dei suoi dipendenti in questo processo. Sul banco degli imputati anche oggi, così come è stato per la prima udienza, l'ex governatore d'Abruzzo. La maxi inchiesta Sanitopoli portò all'arresto e successivamente alla condanna, tra gli altri, dell'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco, accusato dei reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Insieme al governatore d'Abruzzo sono coinvolti nel procedimento Lamberto Quarta, ex segretario generale dell'ufficio di presidenza della regione e l'ex capogruppo regionale del Partito Democratico Camillo Cesarone, condannati in primo grado rispettivamente a 6 anni e 6 mesi e a 9 anni. L'appello inoltre riguarda anche l'ex patron della clinica privata Villapini di Chieti, Vincenzo Angelini, condannato dal Tribunale di Pescara a 3 anni e 6 mesi, l'ex manager dell'ASLA di Chieti, Luigi Conga, a 9 anni, l'ex parlamentare di Forza Italia, Sabatino Aracu, condannato a 4 anni, l'ex assessore regionale Antonio Boschetti, 4 anni, l'ex assessore regionale alla Sanità, Bernardo Mazzocca, 2 anni. La Corte d'Appello si occuperà anche di Gianluca Zelli, ex amministratore delegato della Human Gest, e di Angelo Bucciarelli, entrambi assolti in primo grado. Francesco Di Stanislao, ex direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, e Pierluigi Cosenza, ex presidente della Commissione Ispettiva Permanente della Regione Abruzzo. Le altre udienze si terranno domani 10 ottobre e successivamente il venerdì e il sabato di ogni settimana. La sentenza è prevista per fine anno. Restiamo ancora all'Aquila, ma facciamo un passo indietro a ieri, importante seduta del Consiglio regionale. Fino a tarda sera, fino a tarda notte, tra i temi più dibattuti, quello sulle trivellazioni. Germana D'Orazio. Due leggi approvate all'unanimità che provano a erigere una fragile barricata contro la realizzazione delle piattaforme petrolifere. Rinvio dell'istituzione del Parco della Costa Teatina alla seduta del 13 ottobre. Questo è stato l'esito del Consiglio regionale urgente di ieri.
urgente, ma per molti tutto sommato inutile. Il primo disegno di legge antitrivelle è a firma del sottosegretario Mario Mazzocca, Sinistra Ecologia e Libertà, e del consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, e reintroduce il divieto esteso alle 12 miglia dalle coste delle attività di prospezione, ricerche e coltivazione di idrocarburi. Pensata per impedire la realizzazione della piattaforma Ombrina Mare al largo della costa dei Trabocchi, nel Chietino, che potrebbe avere il via libera dal governo il 14 ottobre con l'ultima e decisiva conferenza dei servizi. La seconda legge è a firma di Sara Marcozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, una proposta di legge di iniziativa regionale alle Camere che, oltre al divieto delle 12 miglia in tutti i mari italiani, intende aumentare le scarne royalties che le compagnie petrolifere versano agli enti locali. Appena 70 milioni su 7 miliardi di ricavi, ha sottolineato Marcozzi. Ottime le intenzioni, ma entrambe le norme, che pure sono state votate all'unanimità, è stato più volte ribadito nella serrata discussione in aula, rischiano di risultare delle vere e proprie leggi fuffa. La competenza autorizzativa in materia di trivelle, infatti, del governo. Le regioni non hanno potere, infatti hanno indetto un referendum che intende rivedere la legge Sblocca Italia. La Corte Costituzionale respingerà dunque con ogni certezza il provvedimento di Pietrucci Mazzocca, per stessa ammissione dei proponenti, mentre la legge Marcozzi dovrà comunque essere approvata al Parlamento, in tempi che si può prevedere non saranno certo brevi. E con un governo Renzi che sulle trivelle ha idee molto diverse rispetto alla minoranza pentastellata alle Camere. E così lo scontro in aula si è consumato sulle responsabilità storiche della deriva petrolifera in Italia e in Abruzzo in particolare. Le opposizioni hanno accusato il governo Renzi di aver cancellato i limiti posti alle trivelle dal governo Berlusconi, tra cui il limite delle 12 miglia, che ora i consiglieri regionali di maggioranza, accusati di essere dei farisei, ripropongono con una legge che tra qualche giorno sarà cancellata dalla Corte Costituzionale. La maggioranza, insomma, ha ribadito che intanto è importante dare un segno di forte contrarietà e ha ricordato che a dichiarare l'Abruzzo regione strategica per l'estrazione petrolifera è stato invece proprio il governo Berlusconi. E restiamo sempre in tema di petrolizzazione. Il WWF Abruzzo ha denunciato presunte agevolazioni statali alle società di perforazioni petrolifere che operano in Abruzzo rispetto a quanto accade sull'altra sponda dell'Adriatico. Fabrizio Arduini, referente energia del WWF, si parla oggi di queste trivelle, delle trivellazioni in Croazia. Cosa è successo e cosa non è successo invece dalle nostre parti? Solo l'anno scorso, non parliamo di 20-30 anni fa, i 40 contractor di multinazionali andavano lì a contrattare per le prime 10 aree sulle 29 aperte dal governo croato per le trivellazioni. Tutti i giornali italiani titolavano: ah, ecco, la Croazia ci scippa questa grande ricchezza che è nei fondali del mare Adriatico, e dopo neanche un anno, ecco qua la prima sorpresa: quest'estate le 7 aree su 10 date vengono abbandonate dai petrolieri, e le ultime 3 è da pochi giorni che il governo croato, prima della firma del contratto, blocca tutto, e quindi delle 10 aree non ne rimane più niente, cioè, come attività. Noi come WWF già quest'estate ci siamo chiesti come mai 7 aree su 10 vengono abbandonate dai petrolieri, e quindi abbiamo fatto due conti. Primo è il petrolio in calo, ma come mai in Croazia abbandonano, in Italia continuano ad arrivare, le ultime la Global Med sul Golfo di Taranto. Secondo punto è i costi sulla sicurezza, che sono i costi maggiori per un'attività così a rischio. E terzo, tutto ciò che ruota riguardo le franchigie e le royalty sulla produzione. Poi siamo andati ad analizzare la differenza dei trattamenti e vediamo che per le prime 37.000 tonnellate di petrolio estratto in Croazia si paga già quasi 1 milione di euro, 900.000 euro. In Italia non pagano niente perché scattano le royalty dopo le prime 50.000 tonnellate, quindi a 37.000 tonnellate in Croazia già versano quasi 1 milione,
noi le prime 50.000 le regaliamo, dopodiché scattano le royalty e per concludere abbiamo visto che in Croazia si paga su questo quasi 5 volte di più. Andiamo al comune di Pescara per il piano triennale delle opere pubbliche. Servizio. Del vecchio piano triennale delle opere pubbliche, questa mattina in conferenza stampa avete illustrato quelli che saranno i lavori per il prossimo triennio. È un piano triennale contenuto, poiché le risorse a disposizione sono molto esigue. D'altronde la situazione finanziaria induce anche a questo, ormai da un po' di tempo a questa parte non abbiamo più l'apporto della risorsa mutua e quindi tutto ciò che possiamo fare riguarda quelle risorse che riusciamo a reinvenire all'interno del bilancio comunale. Oggi ci investiamo tutto, 3 milioni e mezzo di euro che speriamo restino tale fino alla fine e ci consentiranno di riassicurare serenità e togliere criticità al territorio cittadino. In più interveniamo ancora per eliminare il residuo di qualche frana e soprattutto l'antiallagamento. Un intervento nuovo, quello non previsto nelle precedenti annualità, che riguarda la zona di San Donato e che quindi ci consentirà, dopo gli interventi che faremo già nel corso di quest'anno, di eliminare quasi completamente il problema degli allagamenti. A proposito di grandi opere, vogliamo fare qualche nome? È quello che c'è sempre stato nel corso di questi anni, area di risulta, ex Cofa, parco fluviale e quant'altro. Si tratta però di renderli coerenti del piano regolatore generale, cosa che non è mai avvenuto nel corso di questi anni, e allora per questo li abbiamo inseriti nell'annualità 2017, perché riteniamo oggi di svolgere un'attività di, come dire, consapevolezza di ciò che deve essere lì realizzato e poi attivare le procedure di variante per renderle coerenti col piano regolatore, e da quel momento in poi si dispiegano anche quelle che sono le ricerche per una finanza diversa da quella pubblica, che non è in grado di sopportare un esborso di questo genere. In Regione Abruzzo in arrivo fondi per le scuole innovative. Ascoltiamo le interviste all'assessore ai lavori pubblici della Regione Donato Di Matteo e ad Annalisa Palozzo, consigliere provinciale di Pescara, realizzate da Francesca Romana Testi. Si parla di edilizia scolastica e si parla di davvero una grande notizia per l'Abruzzo. Arrivano dei fondi e sono tanti. Circa 10 milioni di euro destinate a progetti di poli scolastici innovativi e aggregativi. Si passa da una fase in cui i finanziamenti erano distribuiti anche su tutti i comuni, anche su quelle scuole che tra breve andavano a chiudere, a proposte innovative e aggregative che vanno nella direzione di costruire dei plessi nuovi, moderni, per le scolaresche di più cittadine. Nell'ambito di questo progetto si sono individuate delle priorità. La prima è la realizzazione nella zona di Villarea, quindi nell'area metropolitana Pescara-Chieti, di una struttura nuova in un'area di proprietà della provincia di Pescara, dove si realizzerà un biocampus abbinato a un settore istruzione e diciamo di alloggio per gli studenti del settore cibo, sia l'alberghiero che l'istituto agrario. E poi ci sono interventi fatti nell'Alto Vastese, nella zona della Marsica in località Colarmele, e più due interventi proposti sul territorio di Teramo. È frutto di un grande lavoro, di un grande interesse, è stata fortemente voluta sia dall'amministrazione provinciale di Pescara che da quella comunale di Cepagatti. Io personalmente mi sono interessata della ricerca e della segnalazione di questa scuola, che rappresenta un vero e proprio campus da adibire anche per utilizzarlo in modo da decongestionare le scuole di Pescara, quindi potrebbe essere utilizzato anche per gli aspetti del convitto e per risolvere definitivamente il problema della scuola alberghiera di Pescara. È una struttura bellissima, si trova all'incrocio di due province, per cui abbiamo sia la parte chietina che pescarese, ben collegata, molto ampia, e quindi ringraziamo tutta l'amministrazione regionale, in particolar modo l'assessore all'edilizia scolastica, l'assessore Di Matteo, per aver portato avanti, insomma, questa mia richiesta, frutto di lavoro iniziato da mesi e mesi. E adesso apriamo lo spazio dedicato alla Barcolana 2015 con il collegamento in diretta con Francesca Romana Testi da Trieste. A te, Francesca.
Grazie Alfredo. Terza giornata del villaggio Abruzzo a Trieste alla Barcolana, una giornata che inizia con il sole e con un moderato vento. È stata una giornata proprio adatta a chi voleva uscire in mare. Ieri abbiamo raccontato, sono arrivate tutte le imbarcazioni degli equipaggi abruzzesi. La notizia è che purtroppo le previsioni parlano di bore in arrivo, perciò sono state anticipate alcune competizioni che erano previste per domani, come la notturna che si terrà questa sera alle 19, la challenge questo pomeriggio alle 18. Questa mattina noi abbiamo fatto un giro per presentare quelli che sono ovviamente tutti i protagonisti della Barcolana, perciò gli equipaggi abruzzesi. Questa mattina c'è stata la consegna personale dell'assessore Di Matteo e anche della rappresentanza della regione ad alcuni equipaggi che erano arrivati alla Barcolana ma che non erano neanche conosciuti dalla regione. Allora vediamo tutto in questo servizio. Prima giornata di bel tempo, c'è il sole, c'è anche un vento molto invitante, le barche stanno uscendo per fare delle prove, semplicemente anche per godersi la giornata. Siamo al molo e cosa importante, questo è il lato dove si trovano le imbarcazioni più promettenti cosiddette. Dietro di noi c'è la Robertissima è una delle papabili per la Vittoria, Monte Carlo ovviamente la provenienza. C'è Max Iena che è un'altra favorita ed è slovena. In questa giornata, che poi in realtà è quella dove si fanno più prove, dove si sta veramente popolando tutto il lungomare, il molo di Trieste, si iniziano a vedere i campioni, ce ne sono tanti, c'è anche l'imbarcazione di linea blu che proprio domani girerà tutto il golfo di Trieste per questa importantissima manifestazione che è la Barcolana nella sua 47ª edizione. Ieri sera si è concluso l'arrivo di tutti gli equipaggi abruzzesi, ognuno di loro racconta un modo diverso di vivere questa manifestazione tra competizioni e festa, questi i protagonisti della nostra regione. Questo è l'equipaggio B-Life, è abruzzese, si trova a partecipare alla Barcolana, in particolare oggi ci sarà una regata. Sì. Allora iniziamo a presentare l'equipaggio. Io sono Massimo Sisino, Vittorio De Eugenio da Roseto, Lega Navale Giulianova, Pietro Girardi da Giulianova, sempre Lega Navale Giulianova, Paolo Assenti, Alba Adriatica, Circolo Nautico di Alba Adriatica, Lega Navale di San Benedetto, Gino Sulpizzi, poi c'è Fabio Gridelli, Lega Navale Giulianova e Cassio Barbizzi, che è sempre Alba Adriatica, quindi un equipaggio prevalentemente della provincia di Teramo. Spieghiamo che ci sono tante manifestazioni all'interno della Barcolana, in particolare quella che partirà tra poco, è una regata ed è rigorosamente dedicata a chi? A tutti gli armatori della Lega Navale Italiana, e noi siamo appunto in rappresentanza della Lega Navale di Giulianova, quindi l'unico abruzzese, l'unico team abruzzese. L'imbarcazione si chiama Duvetica, a comandarla c'è Sergio Quirino Valente, che tra l'altro è il campione italiano di vela d'altura. Inizia così la Barcolana, l'obiettivo qual è? Beh, diciamo che quest'anno siamo venuti rigorosamente per vincere la categoria, sperando di arrivare come sempre entro le prime 40 imbarcazioni. Del resto ho un bel palmarès in Barcolana, perché ho 5 secondi posti di categoria e 4 terzi posti di categoria, quindi sarebbe ora che comincio a vincerne anche una. L'arrivo degli equipaggi abruzzesi arriva dopo più di un giorno di navigazione. Qui siamo sopra l'imbarcazione Spruzzo, c'è una storia dietro. Raccontiamo l'avventura intanto per arrivare fino qua. Per arrivare qui noi siamo partiti una sera alle 8, abbiamo viaggiato 20 ore circa e siamo arrivati in Croazia, dove abbiamo passato la notte a Rovigno. Stamane con calma arrivati adesso qui. L'organizzazione è perfetta, abbiamo dato un ormeggio perfetto, la regione è presente. Sulle vostre vele proprio la regione Abruzzo? Assolutamente. Alzeremo adesso lo standard della regione Abruzzo per far sapere a tutti che veniamo dall'Abruzzo e ovviamente noi gareggiamo per arrivare ultimi, questa è una barca molto lenta, la nostra è una partecipazione, non è una gara. Siamo venuti per partecipare. Questi dunque i protagonisti per la regione Abruzzo, non sono tutti perché sono anche presenti altre imbarcazioni. Quello che vogliamo dire è che, come abbiamo raccontato, la Barcolana è la più grande regata d'Europa, partecipano professionisti e non nella stessa manifestazione. Vi facciamo solo alcuni nomi di quelli che sono presenti qui, uno su tutto è Paul Caillard, il Moro Venezia America's Cup, e invece per Mauro Pelasquier del sempre Coppa America sarà lui proprio a trovarsi sulla nave di linea blu che domani girerà il golfo
di Trieste. Tantissimi altri campioni, ad esempio un'altra di quelle papabili è la Shining ed è una formazione della Croazia, è una di quelle che ha fatto sempre piazzamento entro le prime 10 posizioni. Insomma, si scalda un po' l'ambiente, gli abruzzesi si dividono tra quelli che vogliono vincere assolutamente, come avete sentito, e quelli che invece vogliono viversi le atmosfere della Barcolana, la festa e il divertimento. Questo pomeriggio, l'abbiamo detto, ci saranno altre competizioni e ovviamente aggiorneremo tutto all'edizione delle 19. Ti ridò la linea, Alfredo. Grazie, grazie a Francesca Romana Testi. Andiamo avanti con il giornale. Sabato 10 e domenica 11 a Montorio al Vomano, appuntamento con il primo concorso organistico internazionale, evento promosso per valorizzare l'organo più antico d'Abruzzo. Vediamo. Quale sarà il programma dell'evento? La manifestazione si svolgerà, la gara in sé per sé sarà per lungo il tratto di strada che va da Montorio a Faiano, una frazione vicino a Montorio. Noi abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa dagli altri slalom, coinvolgendo più il paese e le due piazze centrali, perché nelle due piazze centrali di Montorio. E ovviamente non era questo il servizio che avevamo annunciato. Intanto andiamo avanti, perché la fortezza eretica di Civitella nei documenti del Cinquecento è stata scoperta con un materiale inedito rinvenuto nell'archivio della Curia Vescovile, che riporta alla luce i contrasti esistenti tra la diocesi di Teramo e il potere laico all'epoca della riforma protestante. Se ne parlerà domani nella sala convegni dell'Hotel Zunica di Civitella del Tronto. Civitella del Tronto vista con due episodi importanti di storia. Sì, questa volta non è mangiare, è storia, ma dopo una pausa dalla fine delle manifestazioni estive abbiamo deciso di riprendere comunque un argomento interessante. L'associazione Orgoglio Civitellese ha sposato subito la scoperta fatta dal professor Artese insieme al dottor Sospetti e quindi sabato prossimo appuntamento a Civitella a capire come mai anche da noi ci sono degli eretici. La finalità e l'importanza sono altissime, perché questo incontro è nato dai miei contatti col professore Luciano Artese, che insegna storia e filosofia al liceo classico a Teramo. È un incontro, devo dire, molto importante, perché mette in luce un aspetto nuovo sulla storia di Civitella del Tronto, perché siamo abituati a conoscere la storia di Civitella del Tronto, che è una storia soltanto militare prevalentemente. Invece questa volta entrano in campo diversi protagonisti, e tra tutti il governatore di Civitella, che addirittura viene accusato di essere un eretico e un luterano, e siamo a metà del Cinquecento, quindi siamo subito dopo il post Concilio di Trento, ed è un periodo in cui si fa intensa la caccia alla dissidenza e all'eresia. Quindi Civitella è protagonista non solo di eventi bellici che tutti noi conosciamo, ma anche di un aspetto nuovo che nessuno prima d'ora aveva conosciuto, che è quello dell'eresia e dell'Inquisizione. E adesso siamo pronti per vedere il servizio che avevamo annunciato poc'anzi, cioè domani e domenica a Montorio al Vomano l'appuntamento con il concorso organistico internazionale. Montorio al Vomano ospita il primo concorso organistico internazionale, evento promosso dalla Proloco di Montorio in collaborazione con il Comune per valorizzare l'organo più antico d'Abruzzo. È il fiore all'occhiello del nostro calendario di manifestazione per quello che riguarda l'autunno. L'amministrazione l'appoggia in maniera molto forte e spera che questa manifestazione neonata possa crescere e sviluppare comunque interesse verso il nostro territorio, che ha bisogno comunque di essere ancora visitato e conosciuto per quello che ha di bello, a partire da questo organo che è il più antico d'Abruzzo, come dicevi, e che sicuramente farà bella mostra di sé nei giorni di sabato e domenica. Segue un filone che abbiamo intrapreso già circa 10 anni fa di direzione artistica della Proloco, quello di valorizzare non solo le tradizioni ma anche le caratteristiche uniche che ci sono nel territorio, presente nel territorio del nostro comune. Nel 2012 è stato restaurato l'organo di Montorio, l'organo della collegiata di San Rocco, che è stato definito l'organo più antico d'Abruzzo, un organo cinquecentesco, poi d'impianto seicentesco in realtà, ma che ha origini alla fine del Cinquecento, e quindi con questo concorso internazionale vogliamo far conoscere il nostro
organo su tutto il territorio nazionale. Un evento promosso dalla Proloco di Montorio, sempre attenta agli eventi. Sicuramente sì, poi nel momento in cui ci siamo accorti di avere questo gioiello a Montorio, che è nel 500 praticamente, è chiaramente che ci ha riempito d'orgoglio e lo curiamo in modo affettuoso proprio. Nella giuria grandi nomi del mondo organistico internazionale. Matteo Imbruno, che è organista della Regina d'Olanda, Laude Kerk, Anton Pam, che è docente al Conservatorio di Amsterdam, e il maestro Gian Domenico Piermarini, organista della Basilica Papale di Roma, nonché direttore del Conservatorio dell'Aquila, che sponsorizza questa manifestazione proprio per dare lustro e equità anche di giudizio, insomma, ai partecipanti. Altro evento, però torniamo a Pescara, è quello di Pescara Sposi, in programma sempre sabato e domenica al porto turistico. Torna Pescara Sposi, sesta edizione al Marina di Pescara. Presidente Becci, un appuntamento che ormai è diventato un punto fisso per tutte le persone interessate, tutti quelli che decidono di fare e di compiere il grande passo. Sì, assolutamente, anche perché i numeri ci stanno dando ragione. Quest'anno addirittura ci avviciniamo ai 100 espositori, c'è stato un riconoscimento nazionale di questa bella manifestazione, sarà una manifestazione che interesserà più regioni. Il dato estremamente positivo è che l'80% degli espositori che erano presenti l'anno scorso ci saranno quest'anno, il che vuol dire che chi viene, chi investe in questa manifestazione, in questa fiera, ha un riscontro, perché altrimenti non si spiegherebbe. Quest'anno in particolare avremo una serie di iniziative che riguardano sempre presentazione di modelli, di gioielli. Quest'anno il grande maestro Italo Lupo, presidente regionale della CNA, presenterà la sua nuova collezione, per cui siamo soddisfatti dell'organizzazione e soprattutto del fatto che oltre 1000 giovani coppie si sono iscritte e verranno presso gli stand a cercare quelli che saranno i gioielli, gli abiti, il ristorante, l'albergo. Ecco, siamo soddisfatti. Ed ora la pagina dello sport con il calcio. Iniziamo dalla Serie B e dal Pescara, che prosegue la preparazione in vista della partita di domenica sera contro l'Ascoli, il derby. Apprensione per Valotti, che non è al meglio, così come Zampano. Tornato in gruppo invece Torreira. Oggi andiamo ad ascoltare Dario Zuparic, tra i più continui di questa stagione, il difensore è ormai diventato una colonna portante della squadra. Ascoltiamo l'intervista di Andrea Costantini. Sì, è iniziata la terza stagione, sono felice qua, spero che andiamo in Serie A. E niente, voglio ringraziare a Mister Oda per la fascia e vediamo. Senti, com'è stato ritrovare Melchiorri da avversario e marcarlo? Lui è giocatore forte, però conosco l'anno scorso e niente. Sei riuscito a marcarlo bene, pensi? Sì, penso di sì. Senti, ora arriverà un altro osso duro come Cacia, cioè Perez, Petagna, insomma, sono giocatori importanti. Sì, secondo me è uguale, non cambia niente, se gioco contro Ronaldo o Cacia è uguale, devo dare 100%. Per me è uguale se gioco difensore centrale, terzino o mediano, devo dare 100% e non posso sbagliare. Senti, pensi che il Pescara abbia perso qualche punto di troppo per strada finora? Penso di sì. Contro Livorno mancano 7-8 giocatori, però dopo contro Salernitana e Vicenza, dove abbiamo preso gol in 94esimo minuto. Sì. Senti, un Pescara che può competere proprio per vincere il campionato, per arrivare proprio al primo posto, secondo te? Secondo me sì, però in ognuna partita dobbiamo dare 100% e possiamo vincere tutte le squadre.
Virtus Lanciano adesso, preparazione anche per i rossoneri in vista della gara sempre di domenica, ma al San Nicola di Bari. Ancora fuori causa Antonio Piccolo, si è fermato anche Di Silvestro, lavoro personalizzato per Marilungo. Ferrari non è al meglio, ma ci sarà in campo al San Nicola. Noi adesso invece andiamo ad ascoltare Di Cecco. Comunque per noi è chiaro che è uno stimolo in più, perché è sempre bello giocare davanti a tante persone piuttosto che giocare davanti a poche. Lo spirito con cui andiamo noi è quello di una squadra che ha fatto una grande partita qui con lo Spezia, che è una delle formazioni più accreditate per vincere il campionato, quindi sappiamo che se giochiamo con quello spirito, con quella voglia, con quella cattiveria, sarà dura pure per il Bari. Non possiamo permetterci purtroppo di andare rilassati o facendo pensieri strani, dobbiamo cercare di giocare per salvarci, e ogni pallone deve essere quello della vita. Sappiamo che abbiamo dentro lo spogliatoio un entusiasmo, uno spirito che ci contraddistingue dalle altre squadre. Noi forse non abbiamo individualità come gli altri, però abbiamo un gruppo che può far fronte a questo, e quindi se abbiamo questo atteggiamento dobbiamo essere bravi a riportare lo stesso spirito anche fuori casa, che fino adesso l'abbiamo fatto di meno che in casa. A parte che sono ragazzi eccezionali, Luca è stato un'altra volta bravo, oltre che dal punto di vista tecnico, soprattutto da quello morale. È chiaro che non ti posso di Ferrari, perché lo conoscevamo e sapevamo quello che ci poteva dare, però lui mi ha sorpreso sotto il punto di vista della voglia, perché va da un anno sottotono e non ci aspettavamo che c'era tutta sta voglia di emergere e di giocare. Poi secondo me uno dei più bravi è stato Di Francesco, che a parte che non lo conoscevo, poi un 94 che si è messo subito a disposizione, si vede che ha già la mentalità di un trentenne, sta sempre lì, da sempre il massimo, quindi quello è lo spirito che dobbiamo avere tutti, anche noi vecchi. Adesso scendiamo in Lega Pro e parliamo del Teramo. Ieri pomeriggio ha parlato l'amministratore delegato Giuseppe Daniello. Il neodirigente ha smentito le voci che volevano la società in difficoltà economiche, confermando che nonostante ovviamente la delusione per la mancata Serie B, il budget per la squadra biancorossa è di quelli importanti. Ascoltiamolo. Avevamo insomma un po' sentito nell'aria, in paese, in città, che si diceva appunto che il Teramo insomma era un po' in difficoltà economiche, che il presidente volesse mollare, che la situazione era insomma un po' critica da un punto di vista economico. Questo insomma lo smentisco io categoricamente. L'ultima riunione l'abbiamo fatta ieri sera alle 9 di sera sul budget, perché è ovvio che insomma la sciagura della retrocessione forzata è stato un colpo insomma un po' per tutti, e principalmente per le casse, no? Per le finanze, perché la Serie B portava a livello di mutualità insomma degli introiti, e a livelli mutualità intendo diritti televisivi, impiego giovane e quant'altro, degli introiti insomma importanti. Questo qua ha fatto insomma sì che la società, non dico si è trovata in difficoltà, però c'erano altri tipi di progetti con calciatori, ecco, che ci tengo insomma ad evidenziare anche questo punto, che sono rimasti volentieri, non abbiamo dovuto fare nessuna forzatura nei confronti di nessuno, anzi qualcuno, Cenciarelli in ultimo, e ci saranno anche altri molto probabilmente in queste settimane, hanno prolungato il contratto. Quindi stiamo lavorando noi ad una ottimizzazione, a me piace questo termine perché la parola tagli non è mai bella. Stiamo lavorando quotidianamente per insomma limare in positivo questo budget, che per la categoria, ve lo assicuro, insomma, ho visto un po' di budget sia di Lega Pro che di B, è un budget importante insomma. Bah, ci aspettiamo qualcosa dal CONI? Sì, perché ci aspettavamo tanto anche all'inizio, però adesso ovviamente i ricorsi sono stati incardinati, quindi ci aspettiamo che ci sia insomma una riduzione della pena, sia da un punto di vista di squalifica del presidente ovviamente, che di pena pecuniaria, e in primis quella di, insomma, di punti in classifica. E adesso parliamo dell'Aquila. L'11 di mister Perrone cerca il riscatto dopo gli sfortunati eventi delle ultime partite. La squadra non si abbatte, riparte di slancio. Il tecnico Perrone fiducioso alla vigilia del match contro il Savona. Sentiamo l'intervista. Stavolta non si può proprio sbagliare. Dopo 3 sconfitte di fila, l'Aquila è chiamata domani pomeriggio a fare bottino pieno contro il Savona, in un match che si preannuncia come il primo vero scontro salvezza della stagione.
I rossoblù dovranno fare a meno a centrocampo di De Francesco squalificato, mentre in difesa si dovrebbe rivedere Anderson al fianco di Maccarrone per rinforzare il pacchetto centrale che dovrà vedersela contro l'ex di turno, l'attaccante Francesco Virdis. La scorsa annata in rossoblù, nonostante di lui si ricordi solo lo splendido gol contro l'Ascoli nel mese di gennaio. Curiosità, Virdis ritroverà al Fattori il DS aquilano Alessandro Battisti, con cui giocò a Chieti nel 2005-2006, nel suo primo anno tra i professionisti. Su Virdis e sul suo Savona, le parole del tecnico dell'Aquila Carlo Perrone, a margine della conferenza stampa della vigilia. È un ottimo giocatore Virdis, un giocatore da tenere sotto controllo perché è veramente un grosso realizzatore, ma non c'è solamente lui. Ci sono altri giocatori importanti da cui dovremmo stare attenti. È una partita molto importante perché è uno scontro diretto. Noi non ci nascondiamo, noi insomma dobbiamo cercare di fare punti il prima possibile per allontanare le zone basse della classifica. Con il servizio di Gianmarco Menga chiudiamo anche questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19, invece tra pochissimo alle 14.45 non andate via perché andrà in onda il TG6 L'Aquila. Allora, grazie per essere stati con noi fino adesso e buona giornata.